No, no, secondo me è prova positiva. Ovvio, se si guarda il risultato dispiace tanto, ma c'è da dire che si è stati sempre in partita, abbiamo creato le nostre occasioni, le nostre opportunità, abbiamo preso gol su due contropiedi che non ci dobbiamo permettere di subire, però come ho detto il nostro obiettivo è quello della salvezza, dobbiamo guardare al futuro con positività, lavorare duro durante la settimana e pensare sempre che è positivo, insomma. Sull'1-1 si è anche andato vicino al gol personale, no? Quel tiro di controbalzo che ha preso il sostegno alto della traversa, la parte alta della rete. Sì, peccato, ho avuto anche un'occasione secondo me sul 3-2 che magari è passata un po' inosservata, che ci ho impiegato un attimino un po' di tempo tra stop e tiro che è stata ribattuta, però al di là dell'aspetto personale dispiace per la squadra perché volevamo far punti, però come ho detto siamo solo alla seconda, c'è da cercare di guardare gli aspetti positivi e lavorare su quelli negativi perché vogliamo giocarcela ogni sabato, ogni domenica con chiunque e l'obiettivo è la nostra portata. Tesser poco fa ai nostri microfoni ha detto tutto sommato il Pescara ha meritato questa vittoria in virtù del secondo tempo e io ti chiedo che cosa è accaduto al Pordenone nel secondo tempo perché nel primo tempo avevate giocato sicuramente meglio dei biancazzurri. No, secondo me è stato merito anche del Pescara, insomma. Sono ragazzi che si conoscono, da tanto, giocano un calcio propositivo, ma come ho detto, magari noi ci siamo abbassati troppo, ma anche il secondo tempo le nostre occasioni, le abbiamo avute, insomma, per far male. Dispiace, però pensiamo già alla prossima. Adesso ci sono 2 settimane per lavorare bene e poi riproveremo a far punti alla prossima. Con Di Grazia cosa è successo in occasione delle due sgroppate che hanno fruttato prima il rigore e poi il gol del 3-1? Ve lo siete perso completamente? Allora, scusa, ripeti che Di non ho Grazia, capito. prima l'azione che poi ha fruttato il rigore e poi sul gol del 3-1 altra, da calcio d'angolo, ribattuta di Campagnaro, altri 30 metri palla al piede. Dall'azione sul primo mi sembra che è stato partito dalla sua area opposta, insomma, potevamo fare fallo prima, dopo c'è stata quell'occasione che dal campo sinceramente non mi sembra che ci sia stato rigore, però l'arbitro ha preso questa decisione, la rispettiamo assolutamente, ma dal mio punto di vista non era rigore. E la seconda, stessa cosa, come ho detto, dobbiamo lavorare queste 2 settimane, abbiamo preso 2 ripartenze che non ci potevamo permettere e lavoriamo sia sugli aspetti negativi ma anche su quelli positivi che ce ne sono tanti. Tu parlavi anche dei meriti del Pescara, ma i tifosi del Pordenone si chiedono come mai non siete riusciti a ripetere la prova offerta con il Frosinone. Ma il calcio è strano, c'è da lavorare partita dopo partita. Oggi è già tanti anni che gioco in B, quindi ogni domenica c'è, può essere la domenica come domenica scorsa che ci è girato tutto bene e questa che abbiamo fatto più fatica. Adesso abbiamo 2 settimane per lavorare, quindi pensiamo già alla prossima.